Media e Tech, a cura di Roberto Scaglione. E bentrovati a questa edizione, un Natale più sereno per tanti bambini in difficoltà anche a causa della crisi economica dovuta alla pandemia. Va a loro il pensiero di Amazon, che ha donato 2.000 giocattoli alla Croce Rossa Italiana e che invita i suoi clienti a fare il possibile per supportare l'iniziativa Dona un giocattolo. Fino al 31 dicembre si potrà scegliere di inviare un qualsiasi prodotto per i bambini, principalmente giochi, all'indirizzo della Croce Rossa, che penserà a distribuirli attraverso la sua rete. Siamo fieri di essere al fianco della Croce Rossa Italiana per portare un sorriso alle bambine e ai bambini più in difficoltà, ha dichiarato Mariangela Marseglia, VP and Country Manager di Amazon.it e Amazon.es. Lo ha fatto in occasione del lancio del progetto. Questa iniziativa è un ulteriore modo con cui rinnoviamo il nostro impegno anche durante il periodo delle feste, nel restare vicini alle comunità in cui vivono e lavorano i dipendenti e i clienti. Per l'occasione Amazon ha creato una lista dei desideri all'indirizzo amazon.it/dona un giocattolo, dove poter selezionare l'acquisto che si vuole donare alla Croce Rossa Italiana. Per dare maggiore slancio al programma, il Colosso ha contribuito con una spesa iniziale di 15.000 euro a sostegno dell'operazione, oltre ai 2.000 giochi già inviati. Al termine dell'iniziativa, Amazon donerà a Croce Rossa Italiana anche il margine ottenuto da tutte le vendite degli oggetti in lista. La compagnia collabora già regolarmente con la Croce Rossa Italiana per l'invio di articoli per la cura della persona e la pulizia della casa, disinfettanti e igienizzanti, capi d'abbigliamento sportivo per adulti e bambini, giocattoli e prodotti per l'infanzia che poi vengono distribuiti ai bimbi e alle famiglie più colpite dall'attuale crisi economica su tutto il territorio italiano. E dagli attacchi degli hacker bisogna mettere in sicurezza le stampanti al pari di tutti gli altri dispositivi informatici di rete per proteggerli dal print jack. È quanto emerge da un lavoro sviluppato dall'Università di Catania e coordinato dal docente di informatica dell'Ateneo, il professore Giampaolo Bella, e dal dottorando Pietro Biondi, che sottolinea come, lavorando in cyber security, è possibile scoprire vulnerabilità dappertutto. Hai appena ricevuto quel documento super sensibile, diciamo una busta paga oppure una cartella clinica, afferma in un post condiviso su un servizio web di rete sociale, lo hai fatto attraverso un protocollo super sicuro per internet, quindi praticamente ok, lo stampi e ti affretti a mettere la stampa in cassaforte, ti fidi troppo della tua stampante, praticamente hai già divulgato il documento. La famiglia di attacchi print jack, osservano Bella e Biondi, denuncia un nuovo rischio di sfruttamento di una stampante per montare attacchi che la rendono inutilizzabile, detti di negazione del servizio. Gli attacchi possono azzerare la capacità di stampa di un'intera istituzione, esaurendo carte toner, e abbiamo valutato una significativa verosimiglianza che possano accadere a livello europeo, e aggiungono, i print jack possono rivelare a malintenzionati i dati possibilmente sensibili contenuti nei documenti che vengono stampati, una nuova forma di data breach. Possiamo interpretare queste scoperte come un'ulteriore conseguenza del noto fattore umano in cyber security, perché alcune soluzioni agli attacchi print jack esistono, ma riteniamo che potrebbero essere largamente tralasciate, quantomeno nel nostro continente. Se i print jack venissero sfruttati da malintenzionati su scala internazionale, che osano, la moderna società potrebbe trovarsi a fronteggiare una grave pandemia informatica. E lavorare un mese in smart working dall'isola di Robinson Crusoe è un progetto reale che parte dall'iniziativa Work for Humankind, lanciata da Lenovo, primo produttore di computer al mondo, con la Iceland Conservation e la comunità dell'isola di Robinson Crusoe. Il programma permetterà a chiunque pensi di poter svolgere il proprio lavoro non in presenza di candidarsi fino al 30 dicembre sul sito www.lenovowfh.com. Qui si raccoglieranno le richieste da ogni parte del mondo per scegliere poi fortunati volontari che daranno una mano alle comunità locali alla fine delle ore di lavoro dovute. Secondo una recente ricerca di Lenovo sul tema Work from Anywhere, ossia la possibilità di lavorare ovunque senza limiti di spazio e tempo, il 63% degli italiani sarebbe disponibile a lavorare da qualsiasi parte del mondo, il 76% è entusiasta della nuova tecnologia emergente che renderà più semplice lo smart working, mentre il 65% accetterebbe di lavorare più ore se vorrebbe dire poterlo fare da una postazione remota. Grazie al progetto Work for Humankind, i volontari selezionati da Lenovo in base ad una serie di competenze, background e specializzazioni trascorreranno un mese sull'isola di Robinson Crusoe per contribuire alla prevenzione dell'estinzione della specie in pericolo e supportare la comunità locale nel suo percorso verso la sostenibilità, ma saranno in grado al contempo di continuare a svolgere il proprio lavoro da remoto, e ciò sarà possibile attraverso una serie di progetti di recupero in collaborazione con Iceland Conservation e l'intera comunità per favorire un cambiamento positivo nella vita dell'isola, come ad esempio lo sviluppo di soluzioni
che favoriscano la connettività. Il luogo in cui si svolge il programma è a più di 640 km a ovest del Cile continentale ed è tra i più ricchi del pianeta a livello ecologico. E per questa edizione è tutto da Roberto Scaglione, appuntamento alla prossima. Radio Diffusione Europea, la tua radio in onde medie, ma anche in digitale, con app scaricabili, Fire TV Stick, risponditori vocali. Radio Diffusione Europea è anche web TV, 24 ore su 24 di musica, informazione, approfondimenti, eventi in diretta, service DJ set per manifestazioni. Infoline 345 9945 637. Radio Diffusione Europea, dal centro dell'Europa, l'onda media di riferimento. Buon ascolto e buona visione.